Salve a tutti, benvenuti su Mr. Zeffo GR, insomma sul canale di merda che state guardando giustamente. E nulla, sono tornato a casa da non troppo, mezz'oretta, accendo il computer e mi ritrovo su Facebook una madonna di notifiche perché è uscita la banlist, è uscita la banlist, è uscita la banlist. Vado a guardarla e mi trovo questa roba. Quindi, dopo averla letta, ci ho un po' pensato, ci ho riflettuto anche un po' con dei miei amici. Paco non ancora perché è fuori anche lui, quindi vabbè. Insomma, come bannate abbiamo il gin, niente più gin lock, quindi. Poi abbiamo la Valve Chain, che era anche usato per sempre per il G-Lock, ma con questa mossa Konami ha un po' inculato buona parte dei mazzi, tra cui quello che sarebbe dovuto arrivare Clown Blade, che si basa sul Three Clown e Thousand Blades. In poche parole, si fa una Valve Chain, si manda al cimitero il Performage Trick Clown, si manda al cimitero con l'effetto di Lavalval il Thousand Blades, e con i due effetti si riciclano e si fa un nuovo Xyz. Questo è il primo esempio, la prima limitazione, insomma, che mi è venuta in mente. Poi probabilmente ce ne saranno altre. Mi viene in mente un altro FTK con Norden, mi dicevano, e un'altra fusione, adesso non ricordo bene. Poi un amico che giocava a Gishki ha deciso di mollarlo proprio perché con questa appunto limitazione di Lavalval è impossibile giocarlo. Sperava appunto in una limitazione della banda, anche io speravo in una limitazione un pelino migliore, però gli si è addirittura ritorta contro. E mi sembra infatti basta con le bannate. Tra le limitate ci sono Shurit e Trishula. Questa volta al sincro, finalmente. Quegli idioti si sono accorti che Trishula, questo qua, non è proprio così potente da essere bannato in un meta del genere. Certo, è forte perché comunque un meno 3 è piuttosto pesante. Però una volta che l'hai evocato basta, è finito. Invece per quanto riguarda, vabbè, Shurit non è proprio una grande perdita, eh. Tra le varie liste che ho anche visto, e anche insomma i mondiali, non mondiali, super mega mondiali nazionali, che non ci sono ancora stati i mondiali, ora che ci penso. Lo giocavano anche in 1x. Perché tanto ci sono tre rota, che cazzo te ne fai di tre Shurit, cioè di sì, appunto di tre Shurit, te ne puoi giocare benissimo anche uno. Quindi come limitazione effettivamente non è il massimo, ma è già qualcosa. Più che altro io avrei sperato in una limitazione di Brionac. Quella sì sarebbe stata davvero una limitazione, avrebbe reso molto più lento il Necroz e non avrebbe serciato la Madonna ogni turno. Sarebbe stato meglio. E poi basta. Come semi limitati abbiamo i Dragoons. Pare che Konami voglia far tornare il Mermail, come non si sa. Probabilmente con l'esclusiva, che chissà quando uscirà anche quella. Poi Dragon Ravine, che effettivamente ci sta. Non ci sono più i ruler. Stanno per uscire Red Eyes. E probabilmente sarà usata largamente la Ravine. E per quanto riguarda le No More Enlist, ci sono Glow Up Bulb, che tanto si può usare una volta a duello. Sinister Serpent con l'errata, effettivamente devi aspettare ogni volta. Dark Strike, non ricordo bene, comunque non si gioca nemmeno così tanto. La Sacred Sword o Seven Stars. Effettivamente c'era da aspettarselo, sempre per la questione Red Eyes e non so, altri mazzi che giocano livelli 7.
Ed infine Temple of the Kings e Exchange of Spirit, effettivamente mi lasciano leggermente perplesso. Cioè, oddio, non sono più potenti come una volta perché l'errata le ha decisamente rovinate. Però tanto il traditional lo gioca poca gente, anche se comunque è un formato che mi ha sempre un po' affascinato. Però, a parte questo, mi aspettavo una ballist un pelo più corposa. Mi aspettavo qualcosa di Shaddoll, almeno la Construct e una delle due Fusion. Seer limitato, Dante a 2, anche se effettivamente non è proprio così incisivo. Oddio, per i primi due turni lo fa e poi lo tieni lì in difesa. Poi il problema di Dante è il fatto che milli ogni volta attivi 504 effetti alla volta. E Klee, sinceramente mi aspettavo, ma non me lo aspettavo l'Usuan Turn, perché effettivamente l'Usuan Turn è appena uscito, quindi Konami ci dovrà sicuramente guadagnare altri soldi. Il fatto è che rimane comunque una carta molto forte, molto fastidiosa per la maggior parte degli altri mazzi. A 3, che lì di sicuro starà una spanna in più adesso. Però non è nemmeno così malvagia come decklist, come, scusate, come ballist. Beh, non c'è altro da dire perché tanto questa è la ban. Scrivete cosa ne pensate voi, insomma, commentate qualunque cosa. E basta. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!